Via D'Amelio a gridare fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato. Adesso per 20 anni il papello di Riina ha sostituito la Costituzione, per 20 anni la Costituzione è stata violata mentre il papello di Riina è stato rispettato minuziosamente, non tutto ancora, ma in parte è stato eseguito e in parte comunque si è fatto di tutto per eseguirlo. Se la vicenda della trattativa non viene affrontata a più livelli e non soltanto, ripeto, rispetto alla sicurezza dei PM, di Matteo, di Del Bene, di Tartaglia, di Teresi, di Scarpinato, ma loro vogliono poter andare avanti, vogliono avere la certezza che lo Stato sostenga questa loro richiesta, e non possiamo alzare muri. Chi ha sbagliato deve pagare, e se ha sbagliato l'ex ministro dell'interno Mancino, vicepresidente, devono pagare tutti. Anzi, se hanno sbagliato loro, così come sembra, loro dovrebbero sbagliare di più. E chi ha garantito ad ogni livello questa trattativa e chi ha garantito che per 20 anni quasi queste cose non uscissero fuori, credo che debba pagare ancora di più. Riina che dice a un altro boss durante l'ora d'aria, prima senza sapere di essere intercettato e dopo, quando già sa di essere intercettato perché i giornali hanno già pubblicato alcune sue frasi, e continua a ripetere che bisogna ammazzare Di Matteo, quella non è una minaccia, quello è un mandato a uccidere, è una cosa diversa, è una condanna a morte, non è una minaccia, sono due cose diverse. Camera e Senato devono esigere massima tutela, ma soprattutto massimo sostegno e massima collaborazione da parte di tutti gli organi dello Stato nei confronti di quella procura, cioè della procura di Palermo, che sta, devo dire, dopo anni e anni di indagini e con non poche difficoltà, sta cercando di far luce su quei nodi oscuri, su quelle vicende oscure. Certamente la vicenda della distruzione delle intercettazioni voluta dal presidente Napolitano non depone a favore e soprattutto getta ombre inequivocabili, perché è ovvio, come è stato detto poco fa, è ovvio che comunque chiunque può pensare che là dentro c'era scritto qualsiasi cosa. Di che cosa vengo accusato? Di avere detto che il presidente Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia. E non sono io a dire che Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia, è stato quel mancino che si è presentato alla porta, al telefono del Presidente della Repubblica per chiedere protezione. E a chi si chiede protezione se non ad un garante? E poi il Presidente Napolitano ha fatto quello che di più grave poteva fare, ha richiesto la distruzione delle intercettazioni con Mancino, proprio confermando che in quelle intercettazioni